Nella prima lezione ho parlato della restaurazione della Chiesa di Gesù Cristo grazie al profeta Joseph Smith che vide Dio e Gesù Cristo in persona e tradusse il Libro di Mormon, stabilendo la Chiesa con l'autentica autorità del sacerdozio, invitando infine, per chi fosse interessato a questa verità, di scoprire da sé, leggendo, studiando e meditando e pregando per ricevere una risposta dal Padre tramite lo Spirito Santo per avere un'esperienza spirituale. In questa seconda lezione parlerò del piano di salvezza che avevo accennato nel video sull'idolatria moderna. Vi consiglio anche di vederlo perché dà dei buoni suggerimenti su come avere il Padre Celeste più vicino nella propria vita. Prima di tutto bisogna parlare della vita preterrena, cioè della vita prima di nascere in questa terra. Vorrei precisare che ogni principio che espongo è spiegato nelle scritture sacre e farò in modo di esporne qualcuna alle mie spalle insieme alle illustrazioni. Alla domanda che ci chiediamo da dove veniamo, qual è lo scopo della vita, dove andremo dopo la nostra morte, la risposta più esauriente è appunto il piano di salvezza. Durante la mia spiegazione vi renderete conto, se siete in sintonia con lo Spirito, ad aprire il vostro cuore nel crescere la verità, che questa conoscenza è chiara, è diretta, proprio perché è l'insegnamento di Gesù Cristo rivolto a tutte le classi sociali, razze, lingue e popoli, senza fare distinzione di classe, appunto. Le parole sono molto semplici e non bisogna superare nessun esame di conoscenza, né il latino, né avere un vocabolario scientifico vasto. Noi tutti siamo figli di Dio nello stesso piano e vi spiego il perché. Prima di nascere in questa terra, tutti noi vivevamo, con Dio in forma di spirito. Senza un corpo, senza un corpo fisico. Insieme a lui c'erano anche Gesù e Satana con i suoi seguaci. Gesù offriva un piano di salvezza con libero arbitrio e Satana offriva un piano di salvezza con la coercizione. Il padre accettò la proposta di Gesù e scacciò Satana e i suoi seguaci che non ebbero mai un corpo fisico come il nostro. Lo scopo del Padre di farci nascere in questa terra era di prepararci nella fede e nell'amore con un corpo fisico. Un giorno, così, da incontrare Dio e conoscere la vita eterna. Nel mondo preterreno, tutti coloro che hanno un corpo adesso hanno accettato il progetto di Gesù di nascere e di vivere in questa terra. Come vedremo in seguito, Gesù e il libero arbitrio sono due argomenti importanti per capire questo. Sotto la direzione del Padre, Gesù Cristo creò la terra dove l'uomo dovrà progredire ed essere messo alla prova, non ricordando più la vita terrena e trovandosi di fronte ad una vita per sviluppare la fede. Tornato al libero arbitrio, Adamo ed Eva furono i primi figli a nascere nella terra. Essi furono creati all'immagine del Padre, con un corpo di carne ed ossa. Inizialmente essi vivevano in uno stato di innocenza ed avevano il libero arbitrio, ossia la capacità di scegliere. Come ricordiamo nella Bibbia, Dio proibì ad essi di non mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Il piano di Dio per il progresso era chiaro, ma Satana non aveva le idee chiare, tanto che tentò Adamo ed Eva, convincendoli a mangiare il frutto. Questo fece sì che essi furono scacciati dal giardino di Eden e diventarono mortali, soggetti al dolore e alle malattie. La caduta di Adamo ed Eva era prevista per il progresso dell'uomo, nella possibilità di scegliere tra il bene e il male, avere figli, essere messi alla prova ed imparare. Questo era l'unico modo, essere soggetti al peccato e alla morte, quindi
Quindi spieghiamo meglio il concetto riguardo la vita su questa terra. Lo scopo di questa vita è di avere gioia e prepararci a ritornare alla presenza di Dio di fronte a due ostacoli, cioè è la morte fisica e la morte spirituale, il cosiddetto peccato. Per ritornare alla presenza di Dio abbiamo bisogno di avere un corpo immortale e perfetto come il suo. Durante questo l'uomo cade in tentazione di vario genere, commette errori e si sente in colpa, prova vergogna e paura. In questo stato non può stare alla presenza di Dio ed ha bisogno di essere purificato e perdonato. In mezzo alle sofferenze, all'implicita Satana, continua a tentarci ed a trascinarci e noi non possiamo superare le forze del peccato senza l'aiuto di Gesù Cristo. Siamo letteralmente indifesi. È importante capire il concetto di espiazione anche se non si capisce appieno per l'enorme sforzo che Gesù fece sudando gocce di sangue nel giardino del Getsemani e con la sua crocifissione. Attraverso il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo, l'uomo può vincere gli effetti della caduta di Adamo e progredire. Inoltre Gesù superò l'ostacolo della morte fisica. Dopo la sua morte, il terzo giorno, egli riprese il suo corpo e risuscitò. Grazie a questo processo, tutti noi possiamo risorgere, a prescindere che abbiamo agito bene o male in questa vita. Il nostro corpo non sarà più soggetto alle malattie e al dolore. Quindi il primo requisito per incontrare Dio si può ottenere come se fosse un bonus, dato che Gesù Cristo fece questo. Resta però il secondo ostacolo, la morte spirituale, cioè il peccato. Noi siamo i responsabili sui nostri peccati. Solo attraverso la grazia e la misericordia del Salvatore possiamo superare questo ostacolo e purificarci dai sensi di colpa, vergogna e paure. Il Vangelo di fede in Gesù Cristo, pentimento, battesimo e Spirito Santo sono requisiti necessari per tornare alla presenza di Dio. Inoltre è importante perseverare ed essere coerenti con le scelte di fede che si fanno. Per rendere semplice il concetto, espiazione significa vittoria di Gesù Cristo sul peccato mediante le sue sofferenze e la sua risurrezione. Il compito richiesto per beneficiare della sua espiazione è di osservare i suoi comandamenti, pentirci dei nostri peccati per tutta la vita e gioire così durante la vita stessa. Perché non dimentichiamo che il Padre vuole che noi siamo felici e Gesù fa il tifo per noi, è l'avvocato presso il Padre. A questo punto si può parlare della fase successiva, cioè di quello che succede fra la morte e la risurrezione dell'uomo. Quando l'uomo muore, lo spirito va in un luogo detto mondo degli spiriti. La morte non cambia la nostra personalità o il desiderio del bene o del male. Coloro che in questa vita hanno scelto di obbedire a Dio vivono in uno stato di felicità, pace e riposo dalle afflizioni e preoccupazioni. Coloro che in questa vita hanno scelto di non obbedire a Dio e di non pentirsi vivono in uno stato di infelicità. Nel mondo degli spiriti c'è anche la caratteristica di essere celesti che predicano il Vangelo. Nella parte finale dell'Apocalisse si parla della risurrezione degli uomini e consiglio vivamente, di leggere il capitolo 20. Cosa succede quando nel mondo degli spiriti si passa, a una fase successiva, cioè alla risurrezione? Il corpo e lo spirito si riuniranno di nuovo per essere portati alla presenza di Dio ed essere giudicati. Durante il giudizio avremo un ricordo perfetto di ciò che avremo fatto di giusto e delle nostre colpe. Se ci saremo sinceramente pentiti, riceveremo misericordia e potremo avere il diritto di ricevere la vita eterna e vivere sempre con Dio in famiglie eterne.
È importante fare una distinzione dei differenti luoghi che si ereditano in base alle nostre scelte in questa vita. Questi luoghi assegnati vengono definiti come gradi di gloria. Il più alto grado di gloria è l'esaltazione, o regno celeste, dove vivono Dio e Gesù Cristo. Si diventa come Dio e si vive con i familiari che si qualificano per questo regno. Nelle scritture questo regno è paragonato alla luminosità del sole, un secondo grado di gloria, paragonato alla luce della luna, è il regno terrestre, che sarà ereditato da coloro che non accettano il Vangelo, ma che vivono con onore e si fanno ingannare dall'astuzia degli uomini. Il terzo grado di gloria è paragonato alla luce delle stelle, chiamato regno terrestre. E sarà per coloro che non si sono pentiti dei loro peccati. In conclusione, per assumere i concetti esposti, ho parlato della vita preterrena, dello scopo del piano di salvezza, la creazione, il libero arbitrio, la caduta di Adamo, la vita sulla terra, l'espiazione, il mondo degli spiriti, la resurrezione, il giudizio e l'immortalità, e infine i gradi di gloria. Se siete arrivati a questo punto della mia spiegazione, potreste avere nutrito un maggiore interesse. Nella lezione precedente, l'invito era di investigare sul Libro di Mormon e di pregare per ricevere una risposta dallo Spirito Santo. L'invito di questa lezione è di continuare a pregare per scoprire se queste cose che ho spiegato sono vere. Se ritieni che tutto ciò è vero, puoi credere al concetto sul pentimento dei peccati e sul desiderio di frequentare nel giorno di riposo della domenica la chiesa locale dove vivi. Puoi cercare su Google Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Se in questo momento senti lo Spirito del Signore, è normale che possa avere anche il desiderio di battezzarti nella Chiesa di Gesù Cristo. Vi ricordo che successe proprio a me, quando, dopo l'incontro con due missionari americani vestiti eleganti con la targhetta sul petto, mi regalarono il libro di Mormon. Lo feci di leggere, studiare, meditare e pregare, proprio come è stato spiegato in questa lezione. Lo Spirito Santo mi riempì di gioia, di speranza sullo scopo della vita, sul mio progresso e sul mio futuro. Dopo la prima lezione, esposto dai missionari, chiesi di battezzarmi. Così feci e dopo 30 anni di appartenenza alla Chiesa di Gesù Cristo, continuo a crederci, nonostante le mie imperfezioni. Auguro questo anche a voi. Grazie e a presto.